Ciao belli, io sono Buono, questo è il mio canale e queste sono le mie nuove cuffie wireless Pantone o Pantone, non lo so. Comunque sono quelle che dava l'S lunga con dei bollini speciali. Facciamo un mini unboxing e le proviamo. Vi ricordo che se volete sostenere il canale, beh, iscrivetevi, pulsantino rosso, attivate tutte le notifiche e poi il link qui sotto sono in affiliazione. Se fate gli acquisti tramite quelli, beh, Amazon ci perde un po' di soldi. Detto tutto, sì, vado ad aprire. Allora, vabbè, sulla confezione poco da dire, nel senso che da aprire è complicato. Ah, qui ci sono tutto un botto di informazioni che sono un pochino a vedere. Un sacco di carta ancora. Allora, c'è tanta carta, non capisco bene perché. Non è semplicissimo tirarle fuori, eh. Ok, che carine. Adesso vediamo un po' di aprirsi, però immagino ci sia anche il cavo della ricarica qui dentro, perché altrimenti che stiamo qua. Ok, che bene tutto, però per un, cioè, bastava questo. Vabbè, ci sono anche due tappetti in caso si dovessero perdere gli altri. Tanta roba. Andiamo ad aprirle. Ah, ok, vedete? Il caricatore è esterno, quindi noi attacchiamo le nostre cuffie con le cuffie appunto riposte e si caricano. Andiamo un pochino ad aprirle. Eccole qua. C'è un LED che si illumina. Abbiamo il nostro destro e sinistra. No. Ok, vi faccio vedere il meccanismo, vedete, di ricarica. Ok, funziona così. È calamitato perché vedete, io posso, così magari lo vedete, è vero? Io posso e loro non cadono. E right. Allora, scatolina molto bella. Io prendo il mio telefono, dove l'ho messo? Eccolo qua. E prendo anche le istruzioni e niente, vediamo un po' come dovrebbero funzionare col Bluetooth, quindi adesso li cerco. Ecco qua, ce l'ho fatta. In realtà ho dovuto caricarle. Ok, non erano cariche. Belli, allora devo essere sincero, sono molto belle, nel senso a me piacciono, sono molto carine, sono molto comode. Ok, sono riuscito a collegarle, sono riuscito anche a fare una mini prova e non riesco a farvela sentire, oh, mi dispiace. Però devo dire che mi piacciono. Poi ecco, io non sono un... Come si rimettono dentro? Questa cosa non la so fare. Così. Io non sono un grande fan di tutto quello che è tecnologico, quindi sono un pochino impacciato. E probabilmente ci saranno un sacco di prodotti migliori, però tanta roba, cioè mi piacciono, sono molto contento, anche esteticamente sono compatte, belle, tranquille, carine. Che dire, se fate la spesa all'S lunga, beh, prendete la parte che forse è finita la promozione. Vabbè, ciao belli, questo è il mio unboxing sulle cuffie Pantone. Tra l'altro hanno un sacco di caratteristiche interessanti, perché appunto si può rispondere alle chiamate, cambiare canzoni, attivare l'assistenza vocale, aumentare il volume, abbassare il volume, mettere in pausa una canzone, far partire una canzone. Ok, tutto collegato tramite Bluetooth. Ok, hanno una, come si chiama? Una durata, una resistenza di 7 ore, 10 metri di range di Bluetooth, che non è male, cioè 10 metri non è affatto male, perché in genere il telefono lo tieni in tasca, quindi 10 metri direi che è perfetto. E niente, ci vuole circa un'ora e mezza per ricaricare gli auricolari, 2 ore per ricaricare la custodia, perché il trucco qual è? Che una volta ricaricata la custodia io poi posso ricaricare gli auricolari solo con la custodia, cioè questa è davvero una bella chicca, eh. Basta, nient'altro da dire se non quello di iscrivervi al canale, attivare la campanella e ciao belli!